L'amministratore, diciamo, locale di Tradeco, che è Calia, la ragioniere Calia, ha chiamato l'avvocato patrone, che è l'avvocato dell'azienda, per farsi dire se era vero o meno la dichiarazione che ci ha fatto il segretario comunale, cioè il fatto che diceva il segretario, l'avvocato della Tradeco avrebbe detto: non prendete in considerazione le richieste di quelle cifre perché non sono come dai nostri patti, ne riparleremo più avanti. Invece, a quanto pare, dalla telefonata ultima di Calia all'avvocato, l'avvocato ha smentito tutto dicendo che non ha mai mandato nessun tipo di mail, mai nessuna telefonata, mai nessun contatto, in quanto diversi giorni in vacanza, e quindi non sta lavorando e non sta rispondendo a nessuna mail e a nessuna telefonata, se non a questa. Questa cosa ci preoccupa ancora di più, ancora ci mette ancora più agitazione. Non capiamo alla fine chi è che dice la verità. Sostanzialmente non cambia le cose, perché i lavoratori non hanno i soldi e al momento sono ancora creditori nei confronti della Tradeco e del comune, quindi. Però diciamo che l'episodio è un po' particolare.